Questa città ha dei problemi, ma il cambiamento sta arrivando. Nel 1967, in piena epoca di battaglia degli afroamericani per i diritti civili, nel ghetto nero di Detroit ebbe luogo una rivolta scatenata da una retata della polizia in un bar privo di licenza. L'episodio paradigmatico di quel tumulto fu il sequestro di un gruppo di uomini di colore e di due donne bianche all'interno del motel Alges. Un episodio di brutalità da parte della polizia, che è una ferita nella coscienza dell'America. Bigelow, come sempre, si muove in piena autonomia espressiva, con una messa in scena spettacolare e coinvolgente. Ma la messa in scena non è tutto, specialmente quando si tocca un nervo scoperto nella coscienza di una nazione. Con la sua camera a mano, nervosa e inquieta come il momento storico che racconta, con quella regia muscolare concentrata sull'azione più che sulla introspezione, la regista ci costringe in quel motel senza poterci sottrarre a quello che sta per accadere. Un'escalation di violenza e umiliazione dell'uomo bianco sull'uomo nero, che però perde la sua specificità. Prima ancora che una questione morale, questa insistenza mette in gioco la compattezza narrativa di Detroit, perché scollega l'azione dal contesto. Detroit costruisce dunque una potentissima architettura cinematografica ed emotiva, ma manca di illustrare la peculiarità della violenza che racconta, l'origine delle dinamiche innescate tra gli aguzzini e le loro vittime.